È la prima volta che il luogo fisico Cappella Sistina, in quanto luogo di culto, si apre a una registrazione e a una etichetta discografica, in questo caso Deutsche Grammophon, registrando con il più antico coro del mondo, la Cappella Musicale Pontificia detta Sistina, il più antico coro del mondo, perché noi abbiamo tracce di cantori intorno al Papa fin dall'inizio della Chiesa, incidendo musiche scritte da compositori per le celebrazioni del Papa in Cappella Sistina, quindi scrissero per la Cappella Musicale Pontificia. It's always amazing to come to a place for the first time, but to the Sistine Chapel to record, when you know that this is the first time there has been a studio recording in the chapel, is an overwhelming privilege. And every time I walk in, I think, is this real? Are we really here? Can we really be recording in the Sistine Chapel? It's extraordinary. C'è un unico coro che è fatto da bambini e adulti. Allora anche qui è interessante l'aver lentamente recuperato una vera prassi antica. Questa è l'unica istituzione al mondo che può permettersi di avere 20 cantori adulti stabili e dei bambini con una scuola annessa, dove fanno un anno di scuola preparatoria, la quarta elementare, e poi cantano nel coro ininterrottamente fino alla muta della voce. The boys are wonderful. They are so touching, they are so professional and so serious, but they have the most beautiful voices, and I suppose coming from an English culture of cathedral singing, so I think it will be the first time that the wider world has heard Palestrina sung in quite this way. Sì, cantiamo tutti i giorni noi del coro, ci divertiamo tantissimo. Poi il maestro fa delle battute, le diamo tutti insieme, ci divertiamo molto. La musica è molto bella, esprime molti sentimenti, è rivolta a Dio, è come se mi parla nell'anima. Quando cantiamo è bellissimo, perché cantiamo tutti insieme, è una gioia. E Sicut Servus è uno dei brani forse più conosciuti di Palestrina, e anche quello un brano su cui tanti cori parrocchiali si avventurano immediatamente, perché apparentemente è facile. Non è un brano facile, anzi ha una scrittura spettacolare, e studiarlo dal di dentro, studiandolo sulle fonti e poi facendo emergere tutto quello che la scrittura rinascimentale ci dice, ci si accorge che è una scrittura perfetta dal punto di vista proprio rinascimentale. È un atto d'umiltà l'affrontare musica antica, perché è molto lontana da noi e bisogna rispettarla sia nella sua collocazione storica sia nell'intenzione del compositore. The amazing thing about this recording is not just that the musicological credentials of the recording are impeccable because of all the research that's gone on, but the nature of the music and the way that it's delivered is completely universal and will reach way beyond the walls of the chapel and actually the walls of churches all over the world. It's a kind of music that is uplifting, which is absolutely perfect if people are wanting to find a moment for contemplation, for meditation. It's incredibly inspiring. So I do believe that actually this music has an extraordinary power to reach way beyond the purposes for which it was originally written in this very place.